Devo dire delle cose importanti prima di parlare della partita. Allora, innanzitutto saluto Marchino. Lo sapete, Marchino è uno dei capi della Curva Nord. Abbiamo fatto anche tante live insieme. Ogni tanto lo sento, prima lo sentivo molto di più. E guarda, mi sono messo anche la felpa perché ieri, ragazzi, in curva hanno fatto un tifo che io ero sul divano, ma chi era allo stadio mi ha detto: ha visto una roba, un tifo incredibile. Quindi complimenti a chi ha fatto quel tifo lì, soprattutto a una squadra che ne ha bisogno, perché mentalmente l'Inter è quella che è. Abbiamo visto quando poi Inzaghi fa i cambi, non è colpa, non diamo tutta colpa ai cambi come sempre facciamo, ma lì proprio la squadra ha mollato ed ha preso 3 gol. Quindi è rimasto anche, diciamo, se vogliamo spaccare il capello in quattro, po' di amaro in bocca, perché l'Inter soprattutto il primo tempo fa una partita straordinaria con un Barella sontuoso sia in fase di attacco che in fase offensiva che in fase difensiva. E poi, ragazzi, per chi criticava Barella fa a quei gesti da fuoriclasse che pochissimi centrocampisti in Europa hanno. E ricordiamoci anche che l'assist a Lukaku contro il Porto lo fa Barella, perché vedo che, per l'amor di Dio, ognuno ha le sue idee calcistiche, ma vedo che spesso viene comunque criticato. Ok, ci sta tutto, ma secondo me Barella è uno degli ultimi giocatori che deve essere criticato, anche perché poi la lite con Lukaku, Brozovic e Onana, prima della rissa in allenamento, Brozovic e Onana si erano già beccati, se vi ricordate, un mesetto fa, durante una partita. Sono cose, purtroppo, in questo spogliatoio dove regna ormai l'anarchia, accadono. Ma se vogliamo discutere il Barella calciatore, ragazzi, in una squadra come questa che ha 12-13, secondo me, giocatori forti, e parliamone, perché Barella, ragazzi, ve lo posso garantire, Barella è il sogno di Klopp. Cioè, Klopp davvero farebbe calte false per averlo a Liverpool, indipendentemente dal fatto che poi Klopp rimanga oppure no. Mi è piaciuto tantissimo il binario di sinistra ieri. L'ho rivista la partita, ho fatto le due e mezzo. Bastoni di Marco, si scambiavano spesso ruolo, ma questo giro il binario di sinistra ha funzionato benissimo con un Di Marco, soprattutto in fase offensiva, molto 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 prezioso, e soprattutto ha fatto molto bene. Quindi bravo anche Di Marco. Io l'ho sempre detto, per me tutta fascia Di Marco non lo può fare perché gli manca forza, resistenza e fase difensiva, però comunque ieri ha fatto in determinate partite dove devi giocare così Di Marco è perfetto. C'è sempre il solito Mkhitaryan, anche Tibra e cartellino da inizio stagione, un giocatore che comunque ha una certa età, che alla Roma, diciamo, aveva avuto anche diversi infortuni. Tocchiamo ferro, io non lo tocco perché non sono Scaramantico, comunque Mkhitaryan, ragazzi, è una certezza per questa squadra. Ecco perché Inzaghi non lo toglie mai. Dzeko, che comunque viene giù, fa l'elastico, fa giocare la squadra, che comunque, capito, ha fatto bene Dzeko. Il problema qual è? Il problema è che lui, Dzeko, non riesce a dettarti la linea di passaggio, non ti dà profondità, però comunque ti fa quel gioco di collegamento tra il centrocampo e attacco, che è prezioso. Quindi, che tecnicamente anche lui, 37 anni, gioca quasi da fermo, però ha quella tecnica da fuori classe, comunque fa giocare bene la squadra. Lautaro in netta ripresa, intanto anche lui criticato, Lautaro netta ripresa, cioè ci mette il cuore, si batte come un leone, fa un bel gol, perché non è facile, lì la palla andava forte. E male invece Brozovic, dei passaggi terrificanti, corti, ha fatto degli errori. Brozovic ancora, secondo me, non c'è. Ecco, però in complesso l'Inter arriva in semifinale di Champions meritandosela questa semifinale. La giocheremo contro il Milan. Io mi ricordo delle offese di Ibrahimovic anche a Calhanoglu, tutte le offese che i milanisti ci hanno rivolto quando gli abbiamo regalato il campionato. Ora io ti dico una cosa, Simone, no? Te sei davanti a un bivio. Sappiamo tutti che andrai via dall'Inter, ormai lo sanno tutti.
Hai modo, perché ci dovrai mettere tanto anche del tuo, Simone, in questa semifinale. Hai modo, non ti dico di cancellare lo scudetto regalato al Milan, ma comunque hai modo di rifarti. Vedi, poi dopo ti è stata data, te la sei creata, ve la siete meritata, per l'amor di Dio. Avete, ma io parlo a te, Simone Inzaghi, hai l'occasione per rifarti, quindi che è quella di buttare fuori il Milan. Perché se disgraziatamente non accade, poi dopo, ragazzi, non ci voglio nemmeno pensare. Però, ragazzi, io non sto dicendo, non sto sottovalutando il Milan, non si sottovaluta nessuno, perché questa è una squadra che perde anche un l'Empoli, con tutto rispetto per l'Empoli, la Sampdoria, non è quello. Io però ti dico, l'Inter di Champions, che è come Over the Top, che quando c'è la Champions gira il cappellino e gli viene due bicipiti così. Dobbiamo aver paura del Milan? No, lo dobbiamo rispettare il Milan, ma non dobbiamo aver paura del Milan. Non dobbiamo aver paura del Milan. Loro rispetteranno noi e noi rispetteranno loro. E poi chi se lo merita va in finale. Punto. Basta. L'unica nota stonata ieri è vedere ancora Zhang in tribuna. Finalmente Zhang non va dove gli fanno compliments. Non va dove lo leccano. La giornalista gli chiede: ascolta, Ciccio, ma la vendi l'Inter? E lui fa: no, per ora non ho parlato con nessuno. Dal linguaggio del corpo si vede che Zhang mente spudoratamente. Lascio le analisi a voi esperti, perché ce ne siete tanti che lavorate e conoscete benissimo, non vi ho la PNL, ma conoscete benissimo l'atteggiamento del corpo. Zhang mente spudoratamente, perché lo sappiamo tutti che lui non poteva più andare avanti. Addirittura lui risponde molto piccato e molto scocciato. Devo dire una cosa. C'è stato un giornalista la settimana scorsa che ha detto in una trasmissione televisiva che l'Inter, ora questa cosa ve la farò rimbombare nel cervello per 10 giorni, poi dopo capirete perché, che l'Inter, che Oaktree, quando concede il prestito all'Inter, ha già il compratore. Di solito in questa trasmissione, il giorno dopo, ci sono sempre le registrazioni. Questa registrazione non c'è più. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto un ragazzo che l'ha registrata sul cellulare. Abbiamo chiesto la registrazione, ma questa registrazione è sparita, non si trova più. Ma siccome, come per la chiavetta, sapevo che cancellavano i video, qualcuno l'ha registrato nel telefono, vedremo se uscirà fuori. Siccome escano fuori tutte le puntate registrate in questa televisione, vedremo se ci daranno la puntata registrata, perché abbiamo fatto richiesta, o se pure dovremo far vedere il video dal telefonino, perché c'è stato un giornalista che ha detto che l'Inter ha il compratore da quando Oaktree ha prestato i soldi a Zhang. Guarda caso, ogni portale ha riportato le parole a modo suo, hanno detto solo che Oaktree ha già il compratore, ma non hanno riportato anche che il giornalista ha detto Oaktree ha il compratore da quando ha dato il prestito. Noi abbiamo avuto culo perché c'è stato un ragazzo registrato sul telefono. Quindi questa trasmissione, lo ripeto, il giorno dopo, 2 giorni dopo, vengano caricate su un link tutte le puntate. Guarda caso, questa puntata qui non è stata caricata, forse perché qualcuno forse gli ha fatto una telefonata e gli ha detto non caricarla. Ma ormai il castello di quel cialtrone che è pagato a crocchine dal cinese è cascato. A croccantini sei pagato. Poi ti dice: io sono dello scantinato, te fai le live in cucina con un fornetto, quindi parte il mio scantinato, ti ho aperto anche la finestra. E poi ascoltami, io non vado a chiedere l'elemosina ai tifosi dell'Inter su YouTube come fai te. La spesa me la facciano i soldi miei. Io non mangio i soldi dei tifosi dell'Inter, a differenza tua. Comunque vedremo se questa puntata la caricheranno. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale. Se non ce la daranno, faremo fare una richiesta ad un legale e chiederemo perché sono state caricate le puntate di tutti gli ultimi mesi e questa non la vogliono caricare, ma andremo fino in fondo. Anche se, caro Ciccio Bello, ce l'abbiamo sul telefonino quando dice che Oaktree al compratore da quando dà il prestito. Ragazzi, comunque, ripeto, per me ormai. Allora, guarda, vuoi davvero che io sia sincero al 100%? Io quando vedo Zhang in tribuna, ragazzi, a me mi inquina anche la vittoria. Io non lo posso più vedere. Io guardare quello lì in televisione ieri, lo intervistano, gli chiedono, a me inquina anche le vittorie ormai questo qua. Come mi state scrivendo anche in centinaia, anche tantissimi di voi. Io non lo voglio più vedere, non lo posso più vedere. Mi dispiace, ragazzi. Non riesco a godermi le vittorie al 100% con questo qui che va davanti alla televisione solo quando vince, perché quando perde non lo vedi, fa la sua solita passerella ed il motivo perché lui è ancora qui è perché deve fare le ultime passerelle in Champions.
quello gliel'hanno concesso perché lui non decide più nulla e risponde anche piccato a uno e si dichiara nulla tenente, 1,5 miliardi di debiti, se gli chiedono vendi la società risponde anche piccato questo qui, capito? Fa chi per maloso come Correa, fai un gol in 3 anni, no? Hai fatto un 3-0 che comunque non vale quasi nulla, vai così davanti ai tifosi a fare il polemico Correa, ma solo all'Inter deve succedere certe cose. Hai fatto polemia, anche la giornalista ti chiede, fatto, no, polemia la vuoi fare te? No, cara Correa, polemia la vuoi fare te. E i tifosi sono stati anche troppo bravi con te, perché te in un'altra piazza, cioè, ma saresti stato offeso dalla mattina alla sera, Correa, ma cosa ragioni? Hai fatto 2 gol in 2 anni, sei arrivato in Verona, hai fatto doppietta, poi sei scomparso 6 mesi, sei ritornato a fine stagione, hai fatto gol, hai fatto un 3-0, hai fatto un 3-3 l'altra sera, hai fatto un 4-0 poi inizio stagione, ma di cosa ragioni Correa? 31 milioni e 4 milioni all'anno. Devi essere uomo, hai fatto polemica, non vi sento per un gol che hai fatto. 400.000 euro al mese, ballerino, ma di cosa ragioni? Quindi tantissime cose positive, ma ci sono delle cose negative, c'è ancora questo che inquadrano in tribuna e va a fare le passerelle, che a me dai nervi. Lo posso dire, mi dai nervi vedere questo qui ancora a me? Mi dai nervi, perché tanto lui, come ho sempre detto, e ve l'ho sempre detto, lui si farà fino all'ultima passerella. Perché ora, se noi si va a Empoli e non si vince, lui non lo vedi. Se disgraziatamente l'Inter perde con la Juventus in semifinale, te non lo vedi. Te lo vedi solo se vinci questo qui. E non c'aveva che lo intervistava, capito? Quindi era anche scocciato ieri, perché non può concordare le domande, capito? Con quello viene pagato in croccantini dai cinesi lì, che fa le live in cucina, capito o no? Ci mettiamo più tardi, ciao. Compliments!